Buon pomeriggio e benvenuti alle nostre breaking news. Pesante replica della Lega alle accuse lanciate nel corso del congresso di Fratelli d'Italia sulla questione legata al futuro della stazione ad alta velocità. Netta la difesa dell'operato di Tiziana Nisini. La Lega, ricordano il segretario regionale Baroncini e quello provinciale Vecchi, sottolinea che nessuna decisione ancora è stata presa, che contano solo i dati tecnici e che punta tutto sul Rigutino. Attaccare Tiziana Nisini su questo non ha senso e non favorisce l'interesse del territorio. Questa è la presa di posizione della Lega. Con l'80% di partecipazione, lo sciopero di medici e infermieri ha battuto ogni aspettativa. Il dottor Marco De Prizio stila il bilancio, parla di obiettivi: alzare il PIL per la spesa sanitaria almeno al 7,5% e ottenere più rispetto anche dai pazienti. Da eroi a assassini, ha detto De Prizio, il passo è stato breve e poi c'è anche il nodo pensioni. La galleria Ricasoli nel palazzo della provincia di Arezzo ospita la mostra di beneficenza dell'AVO, nuova iniziativa quindi dell'Associazione Volontari Ospedalieri per sostenere in particolare il reparto di oncologia dell'ospedale San Donato. Queste erano le nostre breaking news.